Le dico prima di tutto per Valeria, che oggi non c'è e che avrebbe voluto partecipare a questo momento dedicato alla sua mamma, ma non ha voluto. Le dico anche per me, per Silvia, per Umberto, per Giuseppe. Voglio dirvi l'emozione di essere qui per Bianca che non è qui. E voglio dirvi l'emozione di ricordarla con voi che l'avete conosciuta e con voi che non l'avete conosciuta. Voglio dirvi l'emozione di ritrovarla nel suo ruolo pubblico, ripensando all'impegno con cui lei, la preside Bianca Boeri, lo ha vissuto. Perché veramente l'ho vissuto con grande impegno. Con notevole successo. Oggi qui con voi, io e Silvia, non ricordiamo Bianca nella sua dimensione privata, familiare. In quella dimensione lei c'è sempre, ci sarà sempre. Essere qui per la preside Bianca Boeri è molto importante per noi due, perché per tanti anni abbiamo lavorato con lei e giorno dopo giorno abbiamo visto e condiviso il suo impegno. Anche per Silvia e per me, Bianca Boeri era la preside di lei. Per tanti, nel percorso spesso difficile della vita nella scuola, anche noi, come tanti che sono qui e come tanti che non ci sono, abbiamo avvertito l'importanza della sua presenza, che non era mai invasiva o autoritaria. Anche noi abbiamo sperimentato il modo discreto e sicuro dei suoi interventi. Anche noi abbiamo apprezzato il coraggio con il quale ci sosteneva e il rispetto con il quale ci guidava. Per questo ricordo di oggi, che ci riporta indietro nel tempo della nostra scuola, possiamo dirvi solo grazie. Grazie al liceo artistico Mimelazza e al suo dirigente, professore Gaetano La Rosa. Grazie a tutti quelli che operano nella scuola, docenti e non docenti. Grazie agli alunni. Li cito per ultimi, ma non sono gli ultimi. Non sono mai stati gli ultimi. In cui credeva, quella per cui si è sempre battuta. Spesso ha vinto, qualche volta ha perso, ma non si è mai arresa. Grazie. Cominciamo col dire che sono qui per colpa di Bianca, non c'è dubbio, professionalmente devo tutto a lei, senza di lei non avrei mai pensato di fare anch'io la dirigente, non è un'esagerazione, è semplice e pura verità, non vi nascondo che il suo apprezzamento nei miei confronti mi ha riempito di orgoglio, mi sono sentita onorata, Bianca era selettiva, donna molto intelligente e affascinante. Riusciva ad esprimere il suo pensiero in modo elegante, ironico, con quel sorriso che non l'abbandonava mai e che lasciava intendere molto di più di quanto aveva verbalmente espresso. Il suo senso dell'umorismo, scusate, tremo da morire. Il suo senso dell'umorismo è... La sua capacità di cogliere il ridicolo mi hanno sempre affascinato. Mi ricordo quando mi presentava a colleghi a me sconosciuti dicendo loro che ero una raffinata, eccentrica, elegante, estrosa professoressa di pittura, scultura, si inventava la qualunque. E poi dopo che questi poveretti dicevano sì, è vero, si vede, eccetera, diceva tutti, ma che è un finto ingegnere. Oppure quando mi canzonava per tutti i miei cappelli, che molti di voi conoscono benissimo. Era anche un'incantatrice di serpenti. Ho visto spesso genitori entrare furenti nella presidenza e uscirne sorridenti. Amava il suo lavoro, che gestiva con competenza e umanità. Aveva grandi doti di direzione e volontà ferrea. Posso dire che ho copiato tutto da lei. I suoi insegnamenti per me sono stati preziosi. Alcune delle sue frasi me le ricordo benissimo. Il furto del tempo deve essere punito e garantito dalla Costituzione. Non indire riunioni inutili. Utilizza lo scambio didattico per favorire gli interessi degli alunni e dei docenti e non indagare sul problema. Risolvilo.
Nella vita di ognuno di noi ci sono incontri importanti. Bianca è stata fondamentale. Ha seguito la mia preparazione, è stata la mia mentore, ha corretto i miei questionari, i miei lavori. Posso solo ribadire quanto ho detto all'inizio. Se non l'avessi incontrata, non sarei qui adesso. Concludo dicendo che quando la incontrerò la dovrò riproverare, perché si è dimenticata di donarmi il quadro in cui è raffigurato un angelo e qualcuno di nostra conoscenza ha detto che mi somigliava. Grazie per l'attenzione, grazie a tutti. Un abbraccio a tutti quelli che la conoscono, quindi la fanno apprezzare perché la conoscono personalmente, anche a coloro che da oggi la potranno apprezzare per quello che sono i nostri ricordi. Grazie a tutti. Professionale della collega, perché mi pare che è stato detto tutto. Devo però fare un punto di riferimento per il lavoro che lei ha svolto come sottoscritto, appunto per l'ANES, che era l'associazione dei capi di istituto. Io ho appreso una cosa che adesso mi sembra semplice, perché vorrei tornare a scuola per evitare di. La cosa semplice era che il dirigente scolastico, prima di dare, di fare filosofia, deve presentare la sua responsabilità e deve presentare il proprio carattere e il proprio essere. E dopo tutto quello che voi avete detto, credo che veramente Bianca è stato il punto di riferimento per tutti quanti voi docenti. Ho però un segreto che. Ho detto poc'anzi che mi ha fregato di alzarmi e che non potevo, come dire, lo devo dare questo segreto. In una delle ultime visite che io ho fatto a Bianca, mentre era in situazione veramente molto brutta dal punto di vista fisico, parlando più o meno della scuola, parlando più o meno dei progressi, delle riforme, eccetera, alla fine mi ha detto: vi potete dire una cosa, però non aggiunto, non lo deve dire nessuno, quindi non credo di tradire questo segreto. Mi ha detto: io mi auguro di fare il preside, quello vero, il vero preside, quando sarò lassù. Un segreto che mi sono conservato sempre, anche perché in quei momenti di incontri durante la malattia mi ha rivelato una forza ed una fede che non sempre o comunque è difficile poterla avere quando ci si trova in quella situazione. Per cui sento di dire grazie con tutto il cuore a Bianca e grazie con tutto il cuore a voi che avete dato la possibilità di tradire questo piccolo segreto. Vi assicuro che non mi commuoverò. Ringrazio tutti voi a nome di mia madre e della mia famiglia. Non è facile trovarmi qui perché, anche se non è mai stata la preside in questo edificio, tutto e tutti voi mi parlate di lei. È passato quasi un anno e manca molto a me, a Vittoria, a mio padre, a mia sorella Valeria, alle mie zie e a molti dei presenti. So che della stella su cui vive e ci guarda sarà felice di questo riconoscimento. Questa scuola, e con lei molti di voi, sono stati un terzo figlio, da curare e amare, e per cui combattere e sperare. Da lei ho imparato a essere la donna e la professoressa che sono. Perché, anche se lei ridendo diceva che non ero riuscita a trovare un lavoro serio, nonostante la mia laurea in ingegneria e la mia intelligenza, in fondo l'amore per l'istituzione scolastica me l'ha insegnato lei. Da lassù sta sorridendo, con quel suo sorriso sempre pronto, sognone e luminoso, che tutti noi ricordiamo.